Salve a tutti amici, come state? Spero tutto bene, anzi tutto benissimo, o almeno meglio di me. Oggi momento Britney Spears e quindi tagliamo una parrucca. Non ho ancora preso la decisione di tagliare a zero i miei capelli, ma molto probabilmente arriverà domani questa decisione. Quindi cosa ho deciso di fare? Ho deciso di tagliare e accorciare ancora di più questa parrucca. Chi si ricorda, questa parrucca qui era lunga 1 metro. L'avevo comprata su Amazon ed era proprio 1 metro di capelli rosa, stupendi. Li ho totalmente dimezzati, anzi più che dimezzati, e adesso li voglio tagliare ancora di più, perché ormai questa parrucca non la utilizzavo più, quindi ho detto: ma sì, dai, oggi è il momento Britney, quindi lo facciamo. Mi sono dato anche, insomma, un tono. Se vedete un po' di blush in questi giorni è perché ho una faccia così tanto da culo che non me la sento, ecco, di farvela vedere senza trucco. Quindi un po' di blush, un po' di burro cacao, un po' di illuminante. Giusto, ecco, per non sembrare. Ecco, ci siamo capiti, giusto? E tra l'altro mi piace un sacco l'effetto che fa il blush, ovviamente adesso è messo in abbondanza, cioè utilizzato quasi come contour, come contouring, però ecco, mi piace molto. Ho cercato di in qualche modo tirare su questi capelli per fare questa piccola intro, perché se no erano ovunque, in faccia, cioè in ogni dove, ecco, questi capelli. Tra l'altro, ecco, molto probabilmente saranno più i capelli che perderò di quelli che taglierò, ma finché non sono i miei, stica. Quindi proviamo, vediamo cosa succede, tanto non abbiamo nulla da perdere. Va bene. Qui mi sono messa anche questa maglia bianca, così vedrò meglio i capelli. Poi da togliere, ecco. Va bene così. Allora, mi sono portato due spazzole, una già piena di capelli, perché ho provato a spazzolarmi un pochino prima, insomma, sempre per darmi una parvenza di sanità. Allora, qui le mie forbici, che sono proprio le forbici da barbiere. Ho anche il pettinino che non andremo ovviamente ad utilizzare perché non è una parrucca così bella, ecco. Non è, il pettine non farebbe niente, cioè si fermerebbe immediatamente, quindi utilizziamo la spazzola che facciamo prima. Forbice, ho anche quella per quella tutta a tacchette per andare a sfoltirli, ma noi non vogliamo fare le parrucchiere, ecco, noi vogliamo dare proprio un taglio netto, quindi. Nulla di buono, lo sappiamo già, vero? Proviamo a partire da questo lato. Cioè, come vedete adesso questa parrucca ha una lunghezza non è né carne né pesce, non mi dice niente. Cioè, per carità, così è anche carina. Però poi, no, adesso ne voglio comprare un'altra. Vediamo, cioè così sembra anche carina, vedete? Però la tagliamo fino a qui. Mamma, che figa che sono così. Cioè, aspettate che mi metto in posa così poi dopo questa qui la salvo e me la carico su Instagram. Cioè, scusate un attimo. Fatemi dare una sistematina che. Cioè, guarda che figa. Cavacca. Sembra una modella.
Non sono una figa con questo illuminante. Top. Fantastico. Bellissimo. Adoro, adoro, adoro. Cioè, notiamo già la quantità di... Anche perché questa parrucca qui quanta ormai un anno sì. Un anno ce l'ha secondo me ormai, però questa è stata la mia prima parrucca ed è anche l'unica che ho. Però il suo lavoro l'ha fatto più che bene, ecco. Stupenda, lunga 1 metro. Però se poi la devi tenere chiusa in un cassetto diventa veramente molto complicato andarla a pettinare se poi non è una parrucca di qualità altissima, ecco. Quindi le ho dato un taglio anche perché da metà in poi era diventato tutto nodo. Quindi è stato molto più comodo fare così. È stata una doppia esigenza, ecco. Mi sta salvando la vita, voi non vedete quanto io sia brutto in realtà, vabbè. Per molti faccio cagare anche così, però a me non si può piacere a tutti. Però io così mi sento una figa fotonica, ragazzi, cioè. Vabbè, bando alle ciance. Proviamo. L'orecchio l'avevo già tagliata, è la parrucca. Però l'avevo tagliata. Non mi ricordo, era più semplice, prima ho dato un taglio netto e via andare. Adesso vediamo. Mettersi burro di cacao proprio in questa situazione non è stata una genialata assurda, eh? Allora vediamo, devo capire fin dove tagliarli, cioè per ora vediamo. A vedere se mi parte un dito adesso, eh. Sto a vedere proprio. Sembrano quasi anche scalati. Parrucchiera Hu. Un sacco questa nuova lunghezza. Io continuo a tagliare finché poi dopo non deciderò di fermarmi, eh. Vediamo di sistemare anche qui, perché insomma, anche qui. Ok. Vediamo però com'è conciata l'altra parte, perché io... Dov'è l'altro qua? Beh. Adoro. Forse dovrei tirarli giù. Beh, vabbè, guys, cioè. Ecco, la parrucca tenuta così mai. Cioè, i capelli solo qua davanti mai. Perché fa proprio cagare così. Deve esserci sempre un lato di... una parte di lato. Perché se no...
Adoro. Beh, mi sto trasformando un po' in Renato Zero. Il Renato Zero con i capelli rosa, però. Senti, le mie. Com'è che sono? Come si chiamano le fan di Renato Zero? Le sordine. Le sa. No. Le. I sorcini. I sorcini. Voi siete. Boh, i miei gattini. Voi siete i miei cricetini. Beh, questo caschetto. Sono un mix tra Raffaella Carrà e Renato Zero. Bene. Cioè, ditemi se non è fantastica questa cosa. Cioè. Tutto ciò è stupendo. No, ecco, sapete chi sembro? Allora, ce la facciamo, Davide? Su. Sembro quella bambina nella fabbrica di cioccolato. Solo che lei aveva i capelli poi dopo viola, inizialmente biondi. Ah, mi raccomando, non fate caso a quello che dico in questo video, cioè non è che io ci stia molto con la testa in questi giorni, eh. Cioè, beh, questo video non dice il contrario, ecco. Cioè. Cioè. Beh, ma di cosa stiamo parlando, ragazzi? Ragazzi, vogliamo parlare? No, volo via. Guarda come si pettinano bene, adoro. Ma sono ricoperto di capelli ovunque. Ovviamente non saranno pari, ma neanche troppo male. Giusto. Neanche troppo male, effettivamente. Adoro. Cioè. E poi dopo con calma quando la tirerò via dovrò sistemare anche un po' la parte dietro, ma tanto voi vedete solo il davanti, quindi non ci interessa più di troppo, ma cioè. Guardate che meraviglia. Cambiata da così a così. No, stupendo. Sono una donna nuova. Voi cosa ne dite? Vi piace? Vediamo qua di abbassare un po'. Sembro quasi una professoressa. Sexy, ovviamente. No, vabbè, adoro. Adoro. Questo credo che sia il mio taglio. Il mio taglio. Stupendo. Benissimo, allora anche questo l'abbiamo fatto, abbiamo dato sfogo alla nostra creatività oggi.
in quest'ennesima giornata di quarantena. E vedete, c'è chi fa dolci, chi fa il pane, chi fa la focaccia e chi taglia le parrucche. E insomma, ci stiamo tutti a questo mondo, no? Ditemi cosa ne pensate. Io lo trovo stupenda. Bene, io spero di avervi tenuto compagnia. È stata anche più semplice del previsto, ma perché comunque è corta di suo. Era già corta di suo, quindi è stato più comodo. E niente, noi ci vediamo molto, molto, molto presto. Adesso mi farò qualche foto. Ciao guys.